Bene. Come abbiamo detto, faremo un bel viaggio all'interno della musica dagli anni 70 agli anni 90, verso la fine degli anni 80 sostanzialmente. Proseguiamo con un brano di Eric Clapton, uno dei brani che più lo rappresenta, Wonderful Tonight. 2, 3. Late in the evening, she wore no one close to wear. She puts on her makeup, brushing her long, long hair. And when she asks me, do I look alright? I say yes, you look wonderful. Turns to see this beautiful lady walking around with me. And when she asks me, do you feel alright? And I say, yes, I feel wonderful. Said you just don't realize how much I love you. It's time to go home now. I have an aching head, so I give her the car keys. She has me to bed. And when I tell her, as I turn out the light, I say, my darling, you were wonderful tonight. Grazie. Facciamo 2 anni indietro, andiamo nel 1975 e suoniamo una delle canzoni più rappresentative di questo gruppo che sicuramente riconoscerete, ed è uno anche detta dai loro, da chi l'ha scritto, uno dei loro più album più belli.
think you can tell. And from hell, blue skies and pain, can you tell you bring me here from a constant rain? Smile from there. Do you think you can tell? Did it get you the train? Anybody in there? Just now you can hear me. Is there anybody on? Come on now, I'm here for you. Smoke and rise up.
just a little pimple. Ebbene, adesso suoniamo sostanzialmente il primo brano, è proprio il loro primo brano, quello con cui uscirono in un single, gli Eagles, si chiama Take It Easy. Side to see. It's a death by loan and a flat.
Grazie. Bene, è un piccolo tributo questo, sono due brani di fila, sempre loro. Vediamo se... corridor, and it is still there. Welcome.
Sarah.